Alleluia, 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 alleluia. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi entrata ecclesiastica, per come si dire. Notizie di mercato fresche fresche. Ho aspettato appunto la serata per darvele un quadro completo della situazione. Allora, partiamo subito con la notizia più importante, cioè l'affare Smalling. La del giocatore sembra che si sia chiusa finalmente questa benedetta operazione di Smalling, che il giocatore dovrebbe arrivare domani per sostenere le visite mediche, o al massimo sabato. Adesso vedremo quello che succederà, le cose burocratiche quanto dureranno. 15 milioni più bonus acquisto diretto, quindi senza prestito, senza obbligo, senza particolari cose. Novità: nell'affare dovrebbe rientrare anche un esterno destro di 20 anni, sempre di proprietà del Manchester United, che si chiama Fotu Mensah. Sinceramente io non lo conosco, è uno esterno destro che dovrebbe venire al posto di questo Dalot che era stato cercato qualche giorno fa. Non so di che nazionalità sia, non lo conosco, ragazzi, però nell'affare dovrebbe rientrare anche questo giovane di 20 anni che dovrebbe poi essere impiegato sulla fascia destra. Vedremo un po' come si svilupperà il tutto quando sapremo le cose nello specifico. Quindi, Smalling quasi ufficiale, anche perché il procuratore è a Trigoria, quindi ormai le parti sono d'accordo su tutto. Adesso stanno mettendo nero su bianco con il procuratore. Il giocatore dovrebbe firmare un quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione. Queste sono le notizie di Smalling e ripeto, Fatu Mensah per la fascia destra sempre del Manchester United. Anche per quanto riguarda Bojan Majoral, Zidane ha dato via al prestito, che sarà un prestito gratuito con riscatto non obbligo ma diritto a 15 milioni di euro, perché Zidane non si vuole privare del calciatore in maniera definitiva. Anche qui il procuratore questa mattina stava a Trigoria di Bojan Majoral, mettere tutto nero su bianco. Quindi per queste due operazioni, ragazzi, quasi ufficiali se non ufficiali, in dirittura d'arrivo, quindi vice Zeko preso e centrale difensivo che ci serviva come il pane e soprattutto ci serviva Smalling preso. Per cui possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti per queste due operazioni che ci servivano, ripeto, come il pane. Per quanto riguarda Zanzara del cazzo, oh, e va, ecco, scusate. Per quanto riguarda invece il centrocampo, ragazzi, per adesso non c'è niente in giro di notizie. Probabilmente la Roma vuole prima di tutto completare queste due entrate e soprattutto le uscite, per poi magari l'ultimo giorno di mercato lunedì, oh, che cavolo, lunedì magari tentare per qualche centrocampista, però di qualità, perché i fritti non vanno a prendere gente non tanto per prenderla, come hanno dimostrato, ma gente che valga la pena prendere, anche se spendere un po' di più. Io ragazzi non lo so, De Paul sarebbe un prospetto veramente magnifico da prendere, anche perché con il Leeds è tutto saltato. Ci potrebbe essere magari qualche intreccio di mercato, come avevo detto qualche giorno fa con l'Udinese. Vediamo un po', ragazzi. Io, se dovessimo prendermi pure questo De Paul, prendere il terzino destro, due centrali difensivi, il vice Dzeko, Pedro, la conferma di Mkhitaryan a zero, sarebbe veramente un mercato, viste le condizioni della Roma, veramente ottimo. A quel punto non ci potremmo veramente lamentare. L'unica magari problema che rimarrebbe sarebbe il portiere, che però comunque siamo positivi che tutto si può sistemare anche in quell'ottica, con Mirante e magari un recupero di Paolo Lopez. Sul fronte uscite, ragazzi, c'è un interessamento del Cagliari per Bruno Peres. Vi ricordo, Bruno Peres è in scadenza 2021.
Quasi sicuramente, ragazzi, non gli sarà rinnovato il contratto, chiaramente, perché non rientra nei parametri della nuova proprietà come giocatore. Quindi sicuramente la Roma, se avrà un'offerta anche minima dal Cagliari che lo vorrebbe prendere, la Roma sicuramente lo darebbe al 100%. Lo darebbe al 100% anche perché lo perderebbe a zero il prossimo anno. Per cui sicuramente accetterà questa proposta. Se dovesse poi arrivare questo giocatore del Manchester, avremo comunque Gasdrop e Santon. Santon che è uscito un po' dai radar di tutti, come era prevedibile, però potrebbe avere degli stimatori sempre in Italia a qualche squadra. E poi parliamo di Fazio. Fazio è molto, molto, molto vicino alla Sampdoria di Ranieri. Mancano pochi dettagli alla fine dell'operazione, non so le cifre, però Fazio passerà sicuramente alla Sampdoria nelle prossime ore. Quindi un altro canchero che ci leviamo dalle scatole e un altro ingaggio pesante da 3 milioni che ci leviamo dalle scatole. Quindi il mercato della Roma in questo fine settimana e lunedì, nonostante si giochi il turno di Serie A, ci saranno parecchi movimenti, soprattutto in uscita, perché comunque resta da piazzare alcuni giocatori, quali lo stesso Santon, Juan Jesus, portieri se ci sarà un'occasione di farlo, Perotti. Per cui ragazzi, i fritti stanno accelerando tutte le trattative in questa ultima settimana, come era prevedibile, e vediamo cosa può accadere in uscita, in entrata. Comunque, già adesso il mercato della Roma può essere considerato, per come le condizioni in cui stavamo, per come i Friedkin siano arrivati così tardi a agosto inoltrato, veramente un mercato buono, perché comunque prendere Kumbulla e Smalling in difesa sono due ottimi prospetti che si legano gioventù ed esperienza. Quello di aver preso un Vice Dzeko era fondamentale, aver preso Pedro, che è un giocatore che a me piace tantissimo, aver preso anche la conferma di Mkhitaryan a zero, quindi senza sborsare un euro, va bene, questo terzino destro, per cui ci dobbiamo accontentare anche, ragazzi, della situazione che sta affrontando la Roma in questo momento. Volevo concludere questo video parlandovi delle decisioni della Lega, decisioni che per me sono assurde, assurde per quanto riguarda i conteggi Covid. Avete tutti saputo del Genova che ha avuto 14 positivi e che la partita Genova-Torino, come era normale che sia, era rinviata perché non avevano giocatori da mettere in campo, chiaramente. Il Napoli farà ulteriori tamponi sabato per vedere se c'è qualcuno positivo, perché altrimenti salterebbe pure Juventus-Napoli di domenica. Ma la situazione del calcio italiano è questa: la Lega ha detto questo, che per rinviare una partita no, bisogna avere minimo 10 positivi nella rosa. Cioè, veramente una situazione assurda, ragazzi. 10 positivi, scusate, nella squadra, perché se tu anche hai 5, 6, 7 titolari che ti giocano positivi, capisci chiaramente che vai a giocare delle partite in totale disarmo verso avversari magari che hanno la rosa al completo, e tu dovresti fare giocare delle primavera per riuscire a metterli in campo una squadra decente. Capite bene che è una situazione veramente, veramente assurda. Anche perché questi rinvii per questi positivi lo possiamo fare soltanto una volta, può succedere durante il campionato, vi rendete conto? Se mi succede la seconda volta che ho 7-8 positivi, devo assolutamente giocare, perché altrimenti se non gioco mi danno lo 0-3 a tavolino, anche se ho più di 10 giocatori positivi. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma veramente falsiamo i campionati già dalla seconda giornata, dalla terza giornata? Cioè, il calcio italiano è lo sbando, ragazzi. Non si riesce a capire queste regole. Cioè, tu dovresti fare, se tu hai 5 positivi tra i titolari, minimo devi rinviare la partita, 5-6 titolari, perché come fai a mettere in campo una squadra competitiva? Io non lo so, ragazzi, sono situazioni veramente, veramente complicate. Vedremo cosa succede perché andiamo verso l'inverno, i contagi in Italia sono aumentati,
Per cui io ho paura che questo campionato possa andare sulla sospensione al più presto se continua così, perché veramente non si può giocare in queste condizioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, del video. Iscrivetevi al canale, tanti like, commentate come sempre e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui miei contenuti. E speriamo domani di fare un video e ufficializzare al 100% Smalling e Bojan Majoral.